Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Fall Guys. Oggi sono da solo perché Alice è lì dietro che sta montando un video e non ha voglia di giocare. Quindi io me ne sbatto altamente e gioco da solo. Facciamo una bella sessione, vediamo di vincere qualche partita o perlomeno di arrivare in finale, cioè non è che per forza bisogna vincere qua. Eccoci qui ragazzi, primo turno, giostra medievale. Allora, questa qua dovrei farcela, eh. Oddio, aspetta, no raga, forse questa qua è nuova. Ma cos'è sta roba? È nuova? Ah, in genere i primi turni li supero sempre, però sapete com'è quando uno registra che... Ok, superata. Qui cosa succede? Oh madonna, oddio. Sono ancora primo. Cosa succede qua? Che culo. Raga, sono primo, non ci posso... ero primo, ciao, addio. Ho perso il primato. Via. M'ha preso. Sono primo di nuovo. Lo sapevo. Beh, io vado dall'altra parte. Perfetto, secondo. Anzi, adesso perdo un po' di tempo. Voglio arrivare 39esimo, raga. Venite qui. Però ero arrivato secondo. Io mi diverto troppo a fare queste cose. Dai, no, bando alle ciance. Dai, va bene, anche 20esimo. Via, va bene. Perché sennò qua si perde tempo. Qua bisogna andare avanti e vincere. Secondo turno, sportellata. Dai, anche questo dovrebbe essere abbastanza facile. Ma è diverso pure questo. Ma cos'è? Ah, quello che si alza e si abbassa. Ok, ho capito. Perfetto, adesso questi due si alzano. Io, vedi, già lo so. E lo sapevo. Devo andare qua. Vai, abbassati, bravo. Ok, abbassati. Ok. Abbassati. Ok, ci siamo, dovremmo farcela. No. Checkpoint. Forse non ce la faccio. Ce l'ho fatta. Vamos. Facile. Vai, altro turno superato. Dai. Bene, dai, stiamo andando bene. Manteniamo la concentrazione e la finale sarà nostra. Raga, questo livello dovrebbe potenzialmente essere uno dei più semplici, perché basta che tu stai fermo e non ti prende. Però ci sono sempre delle insidie, delle difficoltà. E sicuramente non mancheranno adesso che sto registrando. Io già lo so. Allora, cerchiamo di essere concentrati. Se stiamo più avanti, forse riusciamo a salvarci meglio. No, raga! Avete visto che quello là mi stava spingendo? Avete visto, vero? Oh, ma perché? Mettetevi le mani nel culo. Pure questo è uno che mi stava spingendo. Qua non dovrebbero beccarti, teoricamente. Se non ci sono questi infami. No, m'ha preso, raga. È veramente fastidioso. Ok, nuova partita, sempre sportellata. Qui è dove siamo arrivati... Ah, no, non siamo arrivati primi qua. Allora, ovviamente parto da dietro. Figuriamoci se mi mettono in prima fila. È già successo una volta. Dai. No. Ok, bene. Bene, vai. No. Ma no. Ma apriti. Oh, ho perso. Ma guarda quel cane! Madonna mia, che nervoso quando grabbano! Ok raga, qui ce la facciamo, facile.
Questo è proprio facile. Se non passiamo questo turno, finisce la puntata. Veramente mi dissocio, non posso, è impossibile, dai, è facilissimo. Via! Via! Vamos! No, ma io... cioè, io veramente... non ho... guarda, non la passo! Non la passo questa parte! Vedrete, vedrete che non la passo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sì, sì, sì! Sì! Madonna, 9 punti! Ah, per un pelo. Sono a 10. Raga, già 2 sono passati. Come hanno fatto? Sono delle belve. Bene, bene. No! No, raga. Raga, sono già in 4 passati. No! Vai, vai, al centro, al centro. No! Ma perché sto giusto? Manca poco, manca poco. Me ne mancano 3, raga. Devo solo fare 3 canestri. 1. Vai, vai, bene, 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 vai, no, no! 1, 1, me ne manca 1, raga. È facile, questo è facile. Guardate, guardate, eccolo lì, con classe! Facile! Seconda qualificazione raggiunta. Bene, bene, dai. Quelli si ostinano ad andare laterali, io non capisco il perché. Perdono un sacco di tempo, soltanto perché vogliono prendere il coso centrale, dai. Raga, club del salto, club del salto, dai. Qua si passa, Qua non c'è niente che ci tenga. Oddio. Tranne se qualcuno ci grabba, volevo dire. Però, raga, non vedo quello sotto, raga. Non vedo quello sotto. Ma perché non lo vedo quello sotto, raga? Ah, eccolo. L'ho visto. L'ho visto. Bene, bene. Ancora 0 eliminati. Questo è un problema. 0 eliminati, 3 eliminati, 3 eliminati, bene, bene. Oddio, oddio, non vedo, non vedo, non vedo, madonna, non vedo. Non vedo, questa è una brutta posizione, sono in una brutta posizione. Questi grabbano come le loro madri. No, no, no! Ma sempre per colpa degli altri, sempre per colpa degli altri. Trappola rotante, vai. Raga, dobbiamo concentrare, allora, mi devo concentrare assolutamente. Vai, massima concentrazione, calma. Elimina il nervosismo. Mirko, elimina il nervosismo. Parti pure davanti. Adesso cercherò di parlare calmo e di non arrabbiarmi. Cercherò di essere calmo. Perché questo è il trucco, raga. La calma. Con la calma si riesce a fare tutto, qualsiasi cosa. Vedete? Vedete io con la calma che adesso sono primo? Con la calma sono primo. Vedete? Non vedo perché dovrei innervosirmi. Ero primo! Ero primo! Calma, calma, raga. Bisogna essere calmi. Bisogna essere calmi. Vedete? Madonna, dove ero primo? Bipolarità. Sportellata. Questo prima ci ha portato bene, eh? Cerchiamo di mantenere la stessa, lo stesso mood di prima, ovvero calma. Calma. Concentrazione. Non ci arrabbiamo, perché non serve assolutamente a niente. Madonna, 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 ho perso, non arriverò mai in fondo. Via, non arriverò mai, raga, non arriverò mai. Calma, calma, perché con la calma, raga, si fa tutto, ve l'ho detto, ve l'ho insegnato. No, perché bisogna... bisogna calmarsi nella vita. Avete visto? Facile. Facile. Con la calma.
ogni tanto ci sta a perdere la concentrazione e la calma, ma ogni tanto, intanto con la calma, due livelli superati. Alice, hai poco da parlare tu. Perché hai messo il fuoco? Perché sto caricando un video. Vuoi venire ad assistere? No, devo prepararmi. Club del salto, la rivincita. Prima è andata male perché utilizzavo un altro metodo, ovvero il metodo della rabbia. Adesso userò il metodo, appunto il mood della calma, e arriverò in finale. Madonna. Guardate che calmo che sono. Sono talmente calmo che mi viene da ridere. Guardate. Madonna, devo stare calmo, mi stava buttando. Guarda quello rosa, quell'infame maledetto che mi stava buttando giù, mi stava grabbando anche lui. Devo allontanarmi da tutti, però con calma, raga. Non c'è tempo per arrabbiarsi, la vita è veramente breve. Se voi la passate arrabbiati. Oh, madonna, guarda che provava a grabbarmi ed è caduto. Oh, cretino. Sfiga. Oh, ma. Godo! Levati dalle palle, però. No, raga, però veramente sono troppo. Sono. Facile! Comunque sono veramente tossici quelli che ti grabbano. Ma godetevi il gioco normalmente. Saltate. Perché dovete fare il. Questo è perché chiaramente Fall Guys lo permette, perché io non lo permetterei. Io, se fossi il creatore di sto gioco, toglierei questa opzione. Perché non è divertente, cioè fa solo innervosire le persone. Un po' come le provocazioni su Clash Royale, che puoi togliere. Fa solo innervosire, non serve a niente. Poi diciamo che se i bambini si divertono così, si divertono a spingerti giù perché non sono capaci di giocare, loro non riescono, no? A resistere, quindi devono per forza buttarti giù. Ah, oh, intanto io mi sono. Ah, questo è brutto, non mi piace, raga. Non mi piace per niente, va un po' a culo. Ne passano 10. Tanto all'inizio bisogna andare a caso, non è che puoi. Cioè, all'inizio cadi palesemente. Oh, guarda che culo. Ok, questo qui. Ok. Attenzione. Facile. Era tutta dritta la strada. 10 qualificati. Questa cos'è? La finale? Questa di adesso sarà la finale o la semifinale? Round finale. È la prima volta che faccio questa cosa, questa mappa. Rotola giù. Proviamo anche qui il mood della calma. Qua sono tutti i grabboni. Che ti fanno perdere il divertimento e soprattutto la calma. Vabbè, io rimango sempre qua. Anzi no, perché adesso. Ok, qua devi essere bravo con la come si dice? La visuale. Devi sempre ruotare la visuale. Devi essere molto bravo e soprattutto. Ok, ora sì. Solo due, allora, ne sono già stati eliminati due. Io vorrei andare. Vorrei. No. Ok, tre eliminati, bene. Ok. Quattro eliminati. Spero che un altro adesso. 5 eliminati. Oh, raga. Mamma mia, che rischio. Ok. Sì. Ok. Oh, finale. Siamo in due. Con la calma, raga. Bisogna essere calmi, anche se in questo momento mi sta esplodendo il cuore. Qua praticamente. Si può finire pari? Secondo voi si può finire pari? Dov'è? Dov'è l'altro? Perché non cade? Oh mamma. Bravo. Lui è molto bravo. No. Sì! È caduto! Con la calma! Facile! E andiamo! E
andiamo! Ora faccio la foto perché Alice non ci crederà. Sì. Con la calma. Questo sarà il nuovo motto. Il nuovo motto di tutte le prossime puntate. Con la calma, ragazzi. Perché come potete vedere, basta mantenere il sangue freddo. E niente, ho vinto. Guardate la corona. Guardate, guardate, guardate. E niente, io con questa calma che mi contraddistingue vi saluto. E vi invito a lasciare tantissimi like, tanti commenti, condividere questo video, non so con chi, a chi possa interessare questo video di merda. E ci vediamo come sempre al prossimo video, ragazzi. Con calma. Ciao, ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro.